Siamo qui con Jean-Paul Salomé, regista di La Sindicalista. In questo suo ultimo film si nota nuovamente come per i suoi lavori tragga spesso spunto da vicende reali, inserendo però sempre l'elemento del genere, sia il poliziesco o il thriller. Cos'è che la affascina del genere e di questa commistione con eventi realmente accaduti? Partire da una storia vera è una cosa straordinaria. È una scintilla, un'ispirazione che ti permette di partire per poi aggiungere, scoprire cose nuove, inventare perché hai qualcosa in più da dire o perché magari c'è un'affinità particolare con certi personaggi. Quindi partire da uno spunto reale è un esercizio intellettuale e artistico che mi piace moltissimo. Una decina di anni fa ragionava sulla sempre maggiore concentrazione dei finanziamenti del cinema francese per i film rivolti al grande pubblico e come questo potesse mettere in pericolo la realizzazione di titoli più indipendenti, che sfidino gli spettatori, come fa ad esempio La Sindicalista. Come crede che sia la situazione a oggi? In effetti, La Sindacalista non è un film con dietro una grande produzione, ma in Francia abbiamo la fortuna e la possibilità di avere un sistema che punta sulle differenze, perché è vero, ci sono finanziamenti per le grandi produzioni, ma esiste anche la commedia familiare, il piccolo cinema indipendente, il cinema d'autore, quindi abbiamo ancora questa fortuna nel nostro paese. Certo, è vero che come nel resto del mondo è sempre più duro portare avanti questo sistema che per certi versi è anche in pericolo. Per fortuna riusciamo ancora a fare certe cose interessanti. Ovviamente a volte è complicato perché devi andare a cercare finanziamenti altrove, come coproduzioni con Germania o altri paesi, però al momento il sistema regge ancora. Isabelle Huppert ha dichiarato che per lei la recitazione è immaginazione più che osservazione. Nel dirigerla in questo film l'ha lasciata libera di seguire questo approccio o per lei era comunque importante un lavoro di osservazione della reale Maureen Carné per portarne sullo schermo tratti ben precisi? Sicuramente ci sono degli aspetti che ricalcano il vero personaggio di Maureen, ma Isabelle non ha voluto essere bloccata dalla personalità del personaggio vero. Per certi versi è una storia fedele, ma abbiamo voluto dare la nostra versione, la mia e quella di Isabelle e anche di Maureen. Certamente ci siamo ispirate per il look, costume ed accessori, i capelli, gli occhiali, gli orecchini e tutte le altre cose che avete visto nel film, ma comunque il personaggio rimane, per certi versi, enigmatico. Abbiamo creato delle zone d'ombra sul personaggio, perché non l'abbiamo voluto definire perfettamente. Poi certamente è una storia forte e per certi versi lo spettatore viene destabilizzato da questa donna anche per il rapporto che ha con gli uomini, perché per alcune cose non si capisce perché gli uomini si comportano con lei in un certo modo, ma non si capisce esattamente come, perché altrimenti sarebbero tutti una banda di stupidi. Quindi c'è una certa ambiguità. Il film comunque difende una certa posizione sulla vera Maureen, ma il personaggio è complesso e questo è stato fatto anche apposta per interessare lo spettatore. Abbiamo sempre mantenuto una certa ambiguità, così che lo spettatore possa chiedersi in certi punti: ma chi è questa Maureen? È una mitomane oppure no? E questo è anche un modo per interessare lo spettatore. Grazie mille.